Senti, che era responsabile del settore giovanile, e da altre persone che comunque, tra cui Roberto Galia, Roberto Follantolano, eccetera, hanno chiesto pazienza anche alle famiglie. Vedrete che si ricomincia, si riparte. Noi crediamo in valori, il nostro è stato un'azione sul territorio, perché noi crediamo nel settore giovanile e, come dicevi te prima, anche in determinati valori. Valori che, quando hai parlato prima di fair play, della classifica fair play, a fine maggio purtroppo questi valori in cui noi ci riconosciamo sono un po' venuti meno, perché vuoi per alcuni atteggiamenti che ci sono stati, si sono avuti in occasione davanti ai bambini. Noi abbiamo delle regole, le famose scarpette nere, cioè un fatto di dare non è solamente il fatto di allenare dei ragazzi, ma è una scuola di vita. Invece di migliorare è andata via via deteriorandosi, fino a quando ovviamente alla fine della stagione il Como ha preso la decisione di comunque mandarci una disdetta che, di cui noi abbiamo preso atto, nel senso che comunque hanno, se queste sono state appunto le scelte. È stato il calcio Como che ha disdetto il contratto con voi. Assolutamente sì. Questo è quindi confermo come tutte le società serie mandano la disdetta perché il contratto era annuale No, il contratto non era annuale, il contratto era rinnovabile di anno in anno, si rinnovabile e non pensare, Alberto, su questo fronte noi volevamo continuare su quella che era l'attività, perché per noi era un progetto triennale.